Saranno pronti e disponibili già da questa sera i nuovi 25 posti letto per i cittadini senza tetto alla ricerca di riparo dall'emergenza freddo nella città di Salerno. La collaborazione tra l'amministrazione comunale e la diocesi ha consentito in breve tempo di individuare all'interno della chiesa della Medaglia Miracolosa, nel quartiere Campione nei pressi del Parco Pinocchio, uno spazio adeguato per dare un tetto ai senza fissa dimora, alla luce soprattutto del brusco calo delle temperature che si è sentito nel comune capoluogo già da un paio di notti. Una posizione decisamente più centrale per il nuovo centro di accoglienza, che sarà ospitato nella palestra attualmente inutilizzata della parrocchia della Medaglia Miracolosa. L'apertura della struttura contro l'emergenza freddo, tra l'altro, mette anche fine ad un mare di polemiche che avevano investito l'amministrazione comunale in relazione all'assenza di una struttura idonea per senza fissa dimora. Polemiche che erano divampate nei giorni scorsi dopo la morte di una persona, la consigliera comunale Paola De Roberto, che sta seguendo di persona l'allestimento del centro di accoglienza, ha però ancora una volta chiarito che la vittima ha avvertito un malore e non c'entra il freddo con il suo decesso. Sì, come ogni anno in qualche modo si è attivata la macchina per l'emergenza freddo, sempre in collaborazione con la rete del volontariato cattolico e laico, in questo caso specifico con la diocesi, che ci ha messo a disposizione una sede centrale. Da questo punto di vista voglio ringraziare Don Pierluigi Nastri, del parroco della chiesa della Medaglia Miracolosa, che ci ha messo a disposizione la palestra della chiesa e che ci ha garantito in qualche modo di rispondere alle esigenze e ai bisogni delle persone ancora in strada, rispettando la normativa anti-Covid, perché la struttura è molto grande e confortevole. Quanti posti garantirà? 25 posti attiveremo da stasera, e un po' come è successo per il Pala Tulimieri a marzo. Questa struttura è molto più raggiungibile, dato che non ci troviamo in un lockdown pieno come quello di marzo, ma siamo stati dichiarati zona gialla, quindi dobbiamo dare alle persone anche la possibilità di muoversi durante la giornata. Allora, questa struttura consente al Comune di Salerno anche di rispondere alle polemiche sollevate proprio sull'assenza di un centro per poter dare accoglienze senza tetto. Io non amo molto le polemiche, amo i fatti, sono 5 anni che io personalmente sto seguendo questo progetto, un progetto di accoglienza e di sensibilità verso gli ultimi. L'ho fatto in rete col volontariato per rispondere anche meglio ai bisogni di queste persone e dare delle risposte più mirate. I servizi sociali da sempre fanno questo con passione, in qualche modo ci siamo.